Perché avere un punto antidiscriminazione presso di noi? Noi abbiamo 70.000 abitanti nelle nostre più o meno 30.000 case popolari e sociali che gestiamo. Sono tantissime persone, quasi la metà delle quali vive in una condizione di fragilità estrema. Fragilità che sono sotto il profilo economico, sotto il profilo appunto del disagio abitativo e di una serie, diciamo, di povertà che non sono soltanto riferibili al tema, diciamo, finanziario in quanto tale, ma anche di strumenti di integrazione, insomma, culturale. Quindi siamo, diciamo, in prima linea, e in prima linea in senso proprio, nel senso che i lavoratori che stanno allo sportello da noi e le lavoratrici sono in contatto quotidiano con queste fragilità. È chiaro che più si lavora a ridurre, a contenere gli elementi che mettono le persone in condizioni di disagio, meglio è, nel senso che si fa sicuramente un buon lavoro. Abbiamo quindi aderito molto volentieri come prima azienda casa del Piemonte, e mi auguro che presto anche le altre seguiranno, a questo progetto che è partito anche con una formazione da gennaio perché crediamo molto agli strumenti che aiutino gli operatori e le operatrici ad essere professionali in quello che fanno. Il nostro punto antidiscriminazione presso l'URP, quindi la prima porta che si apre, è quella presso la quale eventualmente andare a ragionare, a discutere, a farsi aiutare su questo fronte. La nostra azienda ha siglato a dicembre anche un protocollo di intesa con la regione che ha fatto sì che si potessero mettere a disposizione degli appartamenti e quindi dei posti letto per coloro i quali abbiano avuto problemi sotto il profilo della discriminazione sessuale e quindi di genere. Questo lo riteniamo insomma importante, non sono state sottratte naturalmente unità immobiliari all'edilizia popolare, ma erano appartamenti di altro genere. Ci sembra comunque un passaggio importante sempre in questa direzione.